Sono io. Ah, buongiorno, dottor Bardas. Disdica tutti gli appuntamenti, per favore. Oggi non vengo. Grazie. Vuoi uno nuovo, più bello? Questo ormai è tutto rovinato per colpa di quel bambino cattivo. Mi piace lui. Naturalmente, eccoti. Vieni via. Non importunare il signore. La scusi. Signora ha una bella bambina. Signora, dimentica questo. Grazie. Signore.
Sì, va bene, arrivo, va bene, d'accordo. Sì, arrivo. Finalmente ti fai vivo. Devo proprio morire, eh? Scusa, mamma, l'ho appena saputo. Tesoro, mai una volta che tu ci sia quando io ne ho bisogno. Com'è successo? Com'è successo? Sono caduta, ecco com'è successo. Meno male che c'era Filippo, è stato lui ad attirare l'attenzione del portiere. Furia di abbaiare. Se era per te, potevo essere anche morta. E tu non te ne saresti nemmeno accorto. Scusa, mamma, ma se io ti porto le donne di servizio, poi tu le mandi via, cosa posso fare di più? Vieni più spesso a trovarmi, no? Il lavoro, mamma, il lavoro, sai, non me lo permette. Figurati, il lavoro, tutte scuse. La verità è che non ti importa nulla di me, nulla. Non ti sei neppure sposato. E lo sai quanto ci tenevo a diventare nonna, no? Mamma, sempre le solite storie. Ma alla tua età, scusa, non senti il bisogno di avere una famiglia, dei bambini? Per favore, mamma, lo sai già come la penso. Proprio perché lo so. Che vuoi dire? Dico che dovresti farti un esame di coscienza. Mamma, non ti capisco. Non hai mai combinato nulla di buono nella tua vita, mai. Te scuse, è sempre in giro per il lavoro. Scusa mamma, adesso però devo andare. Come devi andare? E mi lasci già? Sei proprio un incosciente, sai? Nessun rispetto per una povera vecchia. Mamma, tu non sei vecchia e non sei povera. Non certo per merito tuo. Va bene. Adesso chiamo il medico e tu rimani qui tranquilla a riposare. E a Filippo? Che ci pensa Filippo? Ci andrò io. Sì, ma non basta dargli da mangiare. Lui è abituato alle nostre passeggiate. Va bene, mamma, lo porto io a passeggiare. Non fare tardi, hai capito? Io ancora le stesse cose, mamma. Hai capito? Ma mi ascolti quando ti parlo? Cioè, non ti piaccio? Mica è un problema? Comunque, non si è mai lamentato nessuno. Sali. Allora? Hai cambiato idea? Senti, se non ti va non fa niente, sarà per un'altra volta. No, va tutto bene. Non direi, sei tutto sudato e nervoso. Ma stai bene? Dove andiamo? Se vuoi conosco io un posto dove andare. Non c'è bisogno. Ma bello, mezz'ora con me, ti scappo. Passi bene? Spogliati. Spogliati, senza tante moine.
Basta così. Vieni, entra. Statene zitta. Come vuoi. Su, dai, vieni. Divertiamoci. Indossalo. Questo ti costerà di più, lo sai? Che devo fare? Aspetta. Svegliati. Io sono un bambino cattivo, capito? Ma che fai ancora a letto? Alzati. Dai, più forte ancora, più forte, dai. Sei un bambino cattivo. Se non ti alzi ti do un sacco di botte. Bene, brava così. Devi essere arrabbiata. Strillami, strillami come si fa con i bambini. E non fare i capricci, su, dai, svegliati. Non ci voglio andare a scuola. Avanti, più forte. Bene, brava, 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 così, così. Che fai ancora a letto, eh? Alzati, su, alzati! Adesso infila la mano sotto la coperta e tocca! No, non così! Ricoprimi e infila la mano sotto la coperta! No. Sì, così! Avanti, ora continua! Così! Ora però devi essere più carina con me! Ma dove sei, birichino che non sei altro? Guarda che se ti acchiappo! Ma dov'è il tuo pisellino? Su, dai, fattelo prendere. No, mamma, no, lasciami stare, non voglio aiutare. Ah, ti ho preso finalmente. No, mamma, no, mamma, non voglio. Se non ti alzi te lo porto via il tuo pisellino. Ma come sei diventato grande. Ah, ma allora sei proprio un piccolo sporcaccione. Oh, ma che fai? Sei impazzito? Aia! Pianta, mi fai male! Quanto devo ripetere, mamma? Aia! È ora che tu ti faccia un esame, è ora che tu ti faccia un esame di coscienza. È ora che tu ti faccia un esame di coscienza. Scusi, mi dice che ora è? Come dice? L'ora. Le ho chiesto che ora è. Allora, ti ricordi di me? Ricordi che ti ho promesso un bambolotto nuovo? Su, avanti, prendi. È tuo. Ma tu la faresti una cosa per me? Che cosa? Da piccolo mi piacevano i lecca-lecca, sai, quelli tutti colorati.
piacciono anche a te? Che dici? Ti vanno? Ma dove mi porti? In un bel posto, vedrai. Ma la mamma mi aspetta. Finisci di mangiare il lecca-lecca e poi andiamo da lei. E tu non lo mangi? Avevi detto che ti piaceva. Adesso non mi va. Andiamo. Left on the payment of your bed.